Come far decollare una startup innovativa? Che incentivi ci vengono in aiuto? E se tutto va a gonfie vele, come passare lo status di PMI innovativa? Manager Italia ha approfondito queste tematiche lo scorso 12 giugno a Palermo. Obiettivi dell'evento: facilitare l'incontro tra startup, manager e istituzioni per agevolare l'avvicinamento tra realtà imprenditoriali e risorse manageriali, fondamentali nello sviluppo di nuovi business grazie alle loro competenze ed esperienze, e favorire l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati come il fondo Smart & Start erogato da Invitalia. Cosa significa oggi innovazione? Innovazione è uno dei termini più abusati che ci sono oggi. Viene usato per coprire un po' tutto. In grande parte viene usato per innovazioni tecnologiche. Pensate alle app, pensate al macchinario, pensate all'invenzione. Bene, la differenza tra invenzione e innovazione è fondamentale. L'invenzione la fa chiunque. Pensate a Bill Gates in un garage. L'innovazione è l'applicazione concreta di un'invenzione. E chi fa innovazione deve avere un criterio etico che lo guida, perché l'innovazione non può essere per lui o per la sua azienda, ma deve avere una ricaduta nella società. Se un'innovazione ha quindi un vantaggio per la società, allora questa innovazione effettivamente è un motore di sviluppo per l'intera economia di un paese. Come si colloca in questo contesto la figura del manager? Un manager è una persona che riesce a coniugare soft skill, quindi competenze trasversali, gestione delle persone e competenze relazionali. Quindi in una startup, forse ancor più che in un'azienda tradizionale, la figura del manager è fondamentale per mettere a terra l'invenzione di qualcun altro. Un appuntamento di successo, ancor più considerando la realtà economica non certo tra le più facili del paese, che ha visto la partecipazione e il contributo di numerose istituzioni ed organizzazioni. Quando è nata? Di cosa si occupa Morpheus? Morpheus è nata 2 anni fa grazie all'investimento Invitalia Smart Start. Ci siamo subito lanciati nella realizzazione di Momo, il nostro primo prodotto, che si occupa, attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale, di interfacciare tutti i dispositivi smart dell'IoT che potremmo avere in casa, gestirli in maniera intelligente grazie ad algoritmi appunto di intelligenza artificiale che imparerà dalle nostre abitudini e di tutti quelli che vivono la casa. Quanto è difficile creare innovazione e nuovi business, soprattutto al sud? È difficile, però grazie ai giovani e alla loro iniziativa, che rimane radicata sul territorio, pensando però a un mercato globale, si può vincere la sfida. Quanto è importante il ruolo di un manager in una startup di giovani? Secondo me è molto importante avere un manager o comunque persone di esperienza che sono in grado di dare le risposte a tutte quelle domande che un giovane ancora non ha l'esperienza per poter avviare una startup nei tempi veloci che richiede oggi il mercato. Cosa potrebbe dare un manager in una piccola media azienda? Potrebbe essere comunque di apporto? Recenti ricerche sia del Politecnico di Milano che di Banca d'Italia hanno sottolineato come proprio la presenza di figure manageriali faciliti da parte delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative il reperimento di capitali e in particolare il reperimento di capitali di rischio. Un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'irrobustimento manageriale di start-up e di PMI innovative è certamente una condizione di buona riuscita nel tempo di questi progetti. Come si presenta lo scenario di startup e PMI in Sicilia oggi? Ma è uno scenario di una difficoltà che riguarda un po' tutte le aziende. Per quanto riguarda probabilmente le PMI, c'è un ulteriore svantaggio derivante da quella che è la scarsa capacità finanziaria, quindi la sottocapitalizzazione e la mancanza di banche locali che diano una possibilità di accesso al credito. Comunque è uno scenario che in prospettiva, a mio parere, presenta anche risvolti che permettono un piccolo ottimismo, ecco. Cosa servirebbe per agevolare la creazione di nuovi business, soprattutto al sud?
Ma guardi, al sud ci vuole un intervento speciale che innanzitutto sia un intervento sistematico che si protragga per 2 anni per colmare il gap di infrastrutture che il sud subisce ormai da anni e da anni. Oggi fare impresa in Sicilia costa di più che farlo in qualsiasi altra regione d'Italia, probabilmente, questa è una premessa di fondo. Probabilmente anche un incentivo di tipo irlandese, dico io, quindi con una fiscalizzazione di tipo diverso, potrebbe essere ulteriormente di stimolo e potrebbe coprire il periodo necessario a far venire meno gli svantaggi strutturali.